mint az életem. Álmunk nem ér véget, hogyha pirkad. Életünk egy ismeretlen évszak. A szerelem valóság, életre kelt a déli báb véred, véremmé vált, jó a szemedbe nézni, hát. Mi még álmodunk, mi még változunk, égen földön kirándulunk, hát jöjj velem, át éveken, mi még álmodunk, tovább éberen. Buonanotte mondo, dal mondo in parole a regola d'arte, una cordiale buonanotte da Massimiliano Affenita e da Roberto Di Pietro. Buonasera Massimiliano, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Buonasera a te Roberto, finalmente di nuovo insieme dopo, sì. Dopo un lungo periodo dove o mancavo io o mancavi tu, ma comunque la nostra trasmissione era sempre coperta. Ci hanno dato per separati. Esatto. Ci hanno dato per litigati separati. E invece no, invece siamo qui. Sì, la nostra amicizia è sempre più salda. Assolutamente. Bene, questa sera vi volevo continuare a parlare e soprattutto a terminare di questo artista Roma Kitchen, inglese, che però vive a Firenze proprio perché ha deciso di sviluppare, di aumentare questo suo notevolissimo talento di pittore, studiando e risiedendo nella città dell'arte. Certo, le città d'arte per antonomasia in Italia e nel mondo sono Roma, Firenze e Venezia, una delle tre è appunto Firenze. Lui vive a Firenze, dove studia appunto arte e tecniche di pittura e soprattutto è circondato dalla bellezza. Firenze, come tutti voi saprete, è un museo, è propriamente un museo a cielo aperto, con la differenza rispetto a Roma che, essendo molto più piccola, questa sensazione di essere circondato sempre e comunque dall'arte ce l'hai sempre, continuamente e
in ogni angolo della città, diciamo per l'80% della superficie della città si ha questa sensazione, che poi è una sensazione reale ovviamente. Io volevo finire appunto di parlarvi di questo dipinto, che l'ultimo dipinto di Roma Kitchen che ha compiuto, che ha realizzato alcune settimane fa. Un momentino che lo apro, perché ecco sul mio desktop. Ecco, proprio parlando appunto di inglese, vedi, non mi veniva la parola inglese. Ecco, questo dipinto è secondo me molto significativo, perché innanzitutto c'è una tecnica, a mio parere, prodigiosa. Ovviamente sarà pubblicato anche sulla nostra pagina e vedrete il motivo per cui vi sto dicendo questo. Sembra propriamente una fotografia in bianco e nero. Tu, Roberto, tu che sì, hai sì, avuto. Sì. Tant'è vero che Roberto, siccome il modello in questione è un certo Stefano, italiano di Firenze, è particolarmente magro, è stato scelto anche per questo motivo, perché chi è naturalmente particolarmente magro, non come me, e anche un po' come Roberto, no, assolutamente non come me, non come noi, può come modello ha una marcia in più, perché può mettere in evidenza tutte le particolarità del corpo, le vene, la struttura. Certo, noi potremmo fare da modello al cerchio perfetto di Giotto, sì. Per questo. O anche a Botero, insomma, sì. Sì, saremmo poco interessanti comunque come modelli. Sì, credo anch'io. Poi ci sono alcuni che invece apprezzano queste, tipo Botero, che apprezza queste forme. E, anche se lo diciamo ai nostri ascoltatori, ovviamente è un'iperbole quello che stiamo dicendo. Siamo, certo. Non siamo magri, ma comunque non neanche abbiamo quelle forme tipiche di Botero. E comunque sia. Chi è particolarmente magro come questo signore Stefano, ovviamente può mettere in evidenza tutte le particolarità del corpo umano, come ad esempio le vene, la struttura ossea, come le costole, la clavicola, l'avambraccio, i muscoli che quando si tendono emergono quasi diciamo sembra una scultura proprio, sembra esattamente, quindi ecco, hai toccato il punto che mi premeva comunicare, un altro punto. Quindi da una parte la tecnica è così raffinata e così precisa che sembra una fotografia in bianco e nero, e d'altra parte oltre alla pittura, sembra quasi che la pittura si congiunga alla scultura. Tant'è vero che, ecco, diciamo a prima vista si potrebbe pensare ad una fotografia molto artistica in bianco e nero di una scultura. Roberto, sì, non sembra neanche un essere, diciamo, un essere umano vivo, no? No. Quindi. No, a primo sguardo. Veramente sembra, sì, sembra una fotografia di una statua, sì, e poi c'è questo contrasto con lo sfondo scuro, quindi sembra quasi marmo, no? Perché la figura ovviamente, essendo messa in primo piano con un punto luce proprio sull'intera figura, sembra veramente una statua, no? Poi anche i tendini, si vede veramente tutto, esatto. Piedi. Esattamente, quindi quello che tengo a precisare è che questa pittura, secondo me, è particolarmente significativa, perché unisce, a mio giudizio, queste tre forme d'arte.
Anche se poi in realtà è stata realizzata una sola di queste tre, cioè la pittura, però sembra che venga, sia stata realizzata una fotografia che si stia parlando, che sia stata rappresentata, sia stata immortalata una statua e la pittura è così raffinata. Nel sembrare da una parte sembra una fotografia perché ogni dettaglio è così preciso e così puntuale che corrisponde appunto al corpo umano del modello che sembra proprio una fotografia di un corpo. D'altra parte i giochi di luce di cui parlava Roberto denotano, anzi fanno pensare ad una scultura particolarmente ben fatta, quasi io nella puntata precedente ho usato un parallelo con alcune sculture di Michelangelo, in particolare con la Pietà e col Mosè. La Pietà per la luce che emana e il Mosè per le caratteristiche, i dettagli precisissimi del corpo. Ecco, quindi pensate voi che se noi non siamo digiuni di arte, ovviamente, conducendo anche, altrimenti non potremmo condurre questa trasmissione che si chiama appunto Il mondo in parole, quindi parla di letteratura ma anche di arte, a regola d'arte, ebbene sia io la prima volta che vidi questa pittura, che Roberto abbiamo subito pensato a una fotografia di una scultura, poi però notando i particolari ci sembrava quasi che fosse una fotografia di un modello, no? Con un gioco di luci particolari. In realtà non è né l'una né l'altra, è una pittura. Pensate questo giovane artista, che capacità tecnica che deve avere per poter rappresentare così come se fosse una fotografia, cioè quindi così reale, così vero un corpo umano. Ecco, quindi di Romar Kitchen parleremo in futuro perché ovviamente la sua produzione non finisce qui, anzi è appena iniziata. E ci tenevo a terminare ci tenevo a terminare l'esposizione di questo dipinto che ha secondo me nel gioco di luci, ma soprattutto nella capacità tecnica di mettere in risalto ogni piccolo dettaglio, ogni muscolo, ogni vena che appena accennata crea delle forme che si possono vedere dal corpo, ebbene, una tecnica tale è propria, secondo me, di un artista che è destinato ad essere un grandissimo pittore, anzi, già lo è. Lo è, Eh sì, sì, no, infatti. veramente impressionante. Ma anche l'espressione, no? Guarda gli occhi, cioè, una cosa incredibile. C'è l'occhio, perché ovviamente la figura è quasi di tre quarti. Comunque, visto diciamo, come di impatto, sembra veramente una foto, nel senso, sembra un bianco e nero, no? Sì. Una foto di quelle di prima che uscissero le foto a colori. E solo ingrandendo la foto ti rendi conto che ovviamente non è una foto, ma è veramente impressionante, una cosa a colpo d'occhio. È vivo, È vivo, esatto. è vivo, cioè è vivo significa questo, che come quando voi fate le foto, no? Ci sono delle foto dove una persona sembra, magari ha un atteggiamento che, non lo so, presa in un momento in cui sembra che abbia un'espressione un po', come dire, non propriamente brillante o non propriamente viva, no? Invece questo sembra proprio una persona, una persona. Poi le proporzioni tu hai citato Michelangelo, però che sì, nello specifico sì, assolutamente, però volevo dire un
una cosa, Michelangelo usava anche la scultura per lo studio del corpo Sì, umano, no? sì, sì. Quindi a volte magari esasperava qualche particolare, no? La perfezione magari del, che ne so, per esempio guarda qui l'anca, come si vede benissimo l'ossatura dell'anca, l'ileo, no? Sotto il muscolo, il quadricipite che poi va a coprire, diciamo, la parte ovviamente di carne. Qui invece è talmente una riproduzione fedele all'originale, straordinaria, veramente, veramente, complimenti, veramente bello. Complimenti, quindi. È bravissimo, bravissimo. Sì, no, ma infatti sarà nostro ospite spesso perché è giusto che noi possiamo divulgare le opere di artisti così bravi. Quindi complimenti a Romer Kitchen, che sarà sempre nostro gradito ospite tutte le volte che lo vorrà. E prima di passare alla. Faccio una premessa. Scusa Massimiliano, sì, prego. Ma una cosa, ma che, forse l'avrei detto la scorsa puntata, ma che tecnica è questa? È un olio, è un. È su carbone. Ah, è carbone, è a perché carbone. Sembra matita, io adesso l'ho ingrandita tantissimo, no? E sembra matita, invece è carbone. A carbone, sì. Coal, che. Certo. Sì, no, mi ricordo questa parola perché non mi ricordavo più come si dicesse carbone, scritto ecco. Coal, sì, è tecnica a carbone. Hai fatto bene a rilevarlo perché mi era sfuggito in effetti. Quindi complimenti vivissimi a Romer Kitchen, speriamo che sia nostro ospite al più presto o comunque quando vorrà lui. E prima di passare la parola al nostro Roberto, ci sentiamo un'altra canzone che appunto divide i due spazi. Che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio. La strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Chi ha detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano? Solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Il mondo in parole a regola d'arte. Solamente andare.
Ed eccoci di nuovo in trasmissione. Questo era Cesare Cremonini con Buon Viaggio, e adesso la parola passa al nostro Roberto. Grazie Massimiliano. Grazie a te. Allora, io questa sera vi voglio leggere una parte, un estratto di un piccolo saggetto di Virginia Woolf, che si intitola Come leggere un libro, che ovviamente noi spesso cerchiamo di sensibilizzare alla lettura, però l'argomento lettura, a differenza dell'argomento scrittura, faccio una piccola parentesi, tra l'altro ovviamente sapete che per il lavoro che faccio cerco costantemente di tenermi aggiornato sia a livello di libri in uscita che anche a livello di tecniche di scrittura, eccetera eccetera, e devo dire che ultimamente, leggendo alcuni libri sulla scrittura creativa, sulle tecniche, insomma, e sulla composizione tecnica di come si compone un romanzo, ho trovato un autore che magari qualcosa vi leggerò nelle prossime settimane, che cita spesso Aristotele, e mi è venuto in mente come dopo 2300 anni ancora la poetica di Aristotele sia uno dei libri di scrittura creativa più moderni, che ovviamente questo tarando una riparametrazione, no, dei canoni, perché all'epoca c'era la tragedia, la commedia, la poesia e il teatro, però le tecniche, le finalità dell'uno e dell'altro genere, diciamo così, sono ancora oggi attualissime. Quindi consiglio a tutti, con pochissimi euro, quelli che abbiano la curiosità, la velleità, non lo so, la volontà di scrivere, di leggere o di rileggere sotto questa prospettiva la poetica, che è veramente un libro che sto rivalutando tantissimo, come tutti i libri che abbiamo, come dire, gioco forza, dovuto studiare nei percorsi scolastici, e che poi quando riprendiamo invece per libero arbitrio, per libera volontà, li si legge, li si vede sempre sotto una luce diversa. E questo è un'altra chiave di lettura per invitare alla lettura. Ecco, scusa se ti interrompo, Roberto, credo che sia interessante per tanti dei nostri ascoltatori, che sono comunque scrittori o aspiranti tali, e anche artisti di altre forme di arte, tra cui la pittura, scultura, mosaici, eccetera eccetera. Ecco, in particolare, essendo tu un editor, che cosa consiglieresti, a parte ciò che hai già consigliato di leggere, ma ecco, qual è la scrittura che a te come editor cattura di più? Voglio dire, è una scrittura semplice, oppure una scrittura più articolata alla Umberto Eco, indipendentemente dal fatto, allora, che ognuno ha il proprio stile, per carità. Il però discorso è questo, cioè un discorso che dovrebbe essere affrontato a più livelli, nel senso, io ne segnalo, è molto complesso il discorso, ma ne segnalo almeno tre. C'è il discorso personale, cioè il gusto, quindi il mio gusto, perché io, prima di essere un editor, prima di essere un agente letterario, io sono un lettore, quindi io leggo quello che mi piace, e ovviamente, come tutti noi, do un giudizio quando leggo per piacere, che è parziale, cioè mio personale, punto e basta. Quindi ovviamente non esiste, questo per rispondere alla tua domanda, un tipo di scrittura che io preferisco. Se devo, esiste quello che voglio leggere. Se voglio leggere un romanzo, io personalmente mi aspetto che sia un romanzo scritto bene, nel senso scorrevole, che non ci siano troppe ripetizioni, che non ci siano buchi nella trama, che non ci siano troppe pause, che non ci siano troppi salti, diciamo, proprio nell'orchestrazione delle vicende, della trama o dell'intreccio che sia. Però
invece tecnicamente poi a livello di mercato anche qui si aprono varie strade. Ne segnalo due. La prima strada è che per scrivere in maniera complessa bisogna essere veramente, per pensare di scrivere in maniera complessa, bisogna essere veramente molto molto padroni della lingua. Scrivere in maniera complessa non significa usare termini difficili, scrivere in maniera complessa significa, per esempio, come fa uno scrittore che io adoro, che è Rabal, scrivere pagine e pagine senza un punto. Quello è veramente complesso, perché le pause, le connessioni logiche, eccetera, eccetera, devi essere veramente molto molto bravo per non stancare il lettore, perché il punto, anche se noi non ce ne accorgiamo, ma è percepito a livello di cervello come una pausa anche nella lettura, no? Finisce una frase, abbiamo acquisito un senso e siamo pronti per prenderne un'altra. Una scrittura, se vogliamo, barocca, ridondante, anche se quella di Rabal non la definirei così, è più una panna montata quella di Rabal, no? Una scrittura molto leggera ma ariosa, quindi ci entri proprio, vieni risucchiato da quel tipo di scrittura. E l'altro filone è invece scrivere semplice, in maniera sintatticamente semplice, cioè fare delle frasi di senso compiuto con verbo, soggetto e oggetto. Allora, a livello, per riprendere i tre livelli precedenti, a livello commerciale va molto di più questo secondo tipo di lettura, cioè una scrittura molto frammentata, devota proprio alla brevità, una scrittura immediata, secca. Perché? Perché purtroppo si intercetta, ripeto, parlo commercialmente, si intercetta un pubblico che è molto più abituato agli SMS, a WhatsApp o ai messaggini storpiati, abbreviati, no? Perché con la X, eccetera, eccetera. E si dà un senso di leggerezza, cioè la scrittura molto breve ci sembra proprio naturalmente, a prima vista, proprio esteticamente meno impegnativa, meno pesante, quindi si preferisce una scrittura che sia fatta essenzialmente, costituita da frasi principali, da frasi indipendenti e principali, togliendo le secondarie, togliendo gli incisi, togliendo le relative, le secondarie, eccetera, eccetera. Quindi si preferisce un periodo cosiddetto paratattico, cioè della stessa tipologia di frase, quindi tutte frasi principali. E, a me, devo dire, questo intanto ha un pregio, quello scrivere in maniera così quasi aforismatica, no? Breve, molto incisa. Una cosa prego a tutti quelli che si cimentano nella scrittura: via gli aggettivi e via gli avverbi, più uso del vocabolario, cioè l'italiano ha milioni di parole e c'è sicuramente la parola giusta per quello che volete dire, perché dire che una persona è bella, per esempio, faccio un esempio stupido, ho visto una bella ragazza, ok, in narrativa, in letteratura non funziona, perché bella ragazza non significa niente, il lettore non viene colpito da bella ragazza, come dire ho visto una ragazza alta non significa niente, mentre per esempio dire ho visto una ragazza con delle gambe lunghe, affusolate, arcuate, eccetera eccetera, invece funziona meglio per due motivi. Uno, perché è implicito che quella ragazza, bella o brutta che sia, lo facciamo decidere al lettore, che se la deve immaginare, quindi deve entrare anche lui nella storia, bella o brutta che sia, una ragazza che ti ha colpito e quindi la stai guardando, quindi in qualche modo è attraente sia per lo scrittore che per il lettore. Secondo, devi dare un particolare al lettore, devi dare un particolare perché se lo ricorda. Se noi diciamo che l'uomo era molto alto, ecco, poi con questo aggettivo veramente ridondante, molto alto, non significa niente. Meglio sarebbe dire era alto,
ma molto alto non significa niente, perdi di comunicazione. Per esempio, in narrativa, quello che si chiama, riprendendo questa espressione fortunata americana, show don't tell, cioè mostra non dire. Quindi, invece di dire l'uomo era molto alto, bisognerebbe usare una costruzione immaginifica, come dire, tutto tondistica della scena. Quindi puoi dire la stessa cosa dando molti più particolari. L'uomo era alto, l'uomo era molto alto. Se, vi assicuro che se ci fate caso e leggete una frase del genere, voi non gli date peso, ve lo scordate che quell'uomo ha come qualità essere alto. Ma se io dovessi scrivere per entrare nella camera, per entrare alla porta della camera, Massimiliano si è dovuto leggermente abbassare, automaticamente io sto dando un'informazione di Massimiliano come personaggio che è implicita, cioè che permette al lettore di interagire, cioè se si è abbassato è o perché la porta è bassa o perché lui è molto alto, e quindi si instaura una sorta di gioco interattivo tra chi scrive e chi legge, e non è una scrittura piatta, cioè non è una scrittura, come dire, ipercomunicativa di tutto quello che devi sapere, perché altrimenti il lettore si stanca, è noioso. Sì, verissimo. E quindi, per rispondere alla tua domanda, io personalmente, che sia breve o che sia lunga, che sia paradattica, che non lo sia, la scrittura, preferisco una scrittura che sia, come dire, che scorra, una scrittura non appesantita, non ricercata, e tendenzialmente una scrittura il più possibile naturale. Cioè chi legge, al contrario di chi scrive, è molto più freddo nel capire se quelle parole che state usando vi appartengono oppure no, perché i cambi anche proprio di lessico all'interno di una stessa pagina si individuano subito. Purtroppo è così, cioè la freddezza che c'ha il lettore nel valutare delle cose non ce l'ha chi scrive. Difatti, adesso leggeremo un pochino di questo libro. Per esempio, Virginia Woolf dice: quando voi per capire quanto è difficile scrivere, e quindi quando leggete, provate a fare un esercizio: se pensate che quello che state leggendo sia una cosa stupida, provate a mettere sulla carta voi una cosa che conoscete benissimo, descrivete, che ne so, la vostra camera, e vedrete che mentre state scrivendo vi arrivano talmente tante informazioni, talmente tante idee, che sono a un livello visivo, a un livello sensoriale, tattile, a un livello emotivo, a un livello olfattivo. Ci sono talmente tante informazioni che vi arrivano quando pensate una cosa, che fatalmente nel volerlo scrivere vi rischiate di o perdervi tante informazioni importanti, oppure scegliere delle informazioni che mettereste sulla carta che non sono quelle che invece trasmettono l'idea che voi avevate avuto. Per cui questa è una cosa molto interessante, cioè quando voi pensate che qualcosa sia scritto in maniera stupida, banale, semplice, eccetera, eccetera, provate a scrivere la stessa cosa voi, e vi accorgete, e Virginia Woolf parla, ovviamente non lo dice, ma in realtà parla di classici della letteratura inglese, no? Ci dà qualche nome, e quindi si capisce che per lei non lo erano, ovviamente per noi oggi sì, lo sono. E vi accorgete che non c'è un altro modo per cui quella frase, quella pagina, quel libro poteva essere scritto diversamente. Questa è una cosa importante. Quindi in assoluto, chiunque volesse scrivere, scriva di cose che conosce bene, perché tante volte si leggono libri dove, per esempio, gialli, no? Uno scrive un giallo e capita di dover parlare della scena del crimine, o di dover parlare, che ne so, magari la vittima o l'assassino è un meccanico, ma chi scrive il libro non sa nulla di meccanica, allora dice nell'officina c'era la chiave inglese. Queste cose qui, per chi legge, sono letali. Il libro lo chiude subito e lo mette da una parte. Per cui, quando dovete scrivere una cosa, dovete avere una grandissima conoscenza di quello che scrivete. Ovviamente,
voi direte, ma allora Simenon, che ha scritto 100.000 libri, conosceva tutto di tutto? No, ma Simenon andava a leggere o andava a parlare con le persone che magari facevano il meccanico, leggeva di meccanica, e quando doveva parlare della chiave inglese riusciva a mettervela nel modo che vi ho detto prima, cioè non dice sul tavolo c'era la chiave inglese, ma userà una maniera particolare per mostrare e non dire e non fare la nomenclatura degli oggetti, delle persone, delle sensazioni, eccetera, eccetera. Quindi evitate come la peste la scrittura descrittiva, cioè le descrizioni sono cose che appartengono ormai al passato, no? Era un uomo alto con i baffi, portava un pastrano. È un altro tipo di letteratura, un altro periodo. Oggi si scrive in un'altra maniera. Possiamo sintetizzare con scrittura evocativa? Esattamente. La scrittura deve essere evocativa. Hai usato proprio il termine corretto, Massimiliano. Deve evocare. È molto difficile. Infatti, libri belli, ovviamente, anche tra quelli pubblicati, non faccio fatica ad ammetterlo. Non sono tantissimi, no? Perché comunque in assoluto una cosa che non ho detto prima è questa: gli editor delle case editrici hanno ovviamente anche lì varie visioni della scrittura, della letteratura, eccetera, eccetera, ma in linea generale si preferisce una storia che sia forte, un buon plot, un buon intreccio, è preferibile ha una buona scrittura. Perché? Perché se il libro è scritto male si può riscrivere a livello proprio di forma, o se è ridondante si può accorciare, se è scritto male a livello grammaticale si può correggere, ma se non c'è una storia, cioè se non c'è un bel intreccio, se non c'è una bella vicenda, se il giallo non funziona nel suo meccanismo, il libro può essere scritto anche da Umberto Eco, ma se non funziona non è un buon libro. E tra l'altro, per rispondere anche alla domanda su Eco, al di là dei libri strettamente di semiotica, di linguistica, proprio in senso stretto di Eco, la maggior parte dei libri di Eco è scritto in una maniera semplicissima, è scritto in un italiano semplicissimo, medio, per l'individuo medio. È ovvio, se deve usare una parola come zeugma, perché sta parlando dello zeugma, che è una figura retorica, deve dire zeugma, non può fare altrimenti. Se deve dire metonimia, deve dire metonimia. Poi la cosa bella è che quando si legge un libro bisognerebbe avere sempre a portata di mano un dizionario, perché oltre al piacere di leggere bisogna avere anche il piacere di aumentare il proprio vocabolario, perché le parole, la lingua, l'abbiamo sempre detto, l'uso del linguaggio, della parola, è potere, è proprio potere in senso letterale, eh? Sì. Potere di forza, sì, sì. Potere che si ha sia di capire che di far capire, che di eventualmente circonloquire, di uscire da una battaglia dialettica indenni, eccetera, eccetera, eccetera. Massimiliano, questo è l'esempio classico che facciamo, che è un principe del foro, sa benissimo quanto il linguaggio, per esempio nel mondo giuridico, no? I loro libri sono scritti, sembra, da uno di Alfa Centauri, perché non è italiano, no. Infatti si chiama linguaggio tecnico specialistico, che è una varietà di italiano, cioè esattamente come il dialetto è una varietà di italiano, esattamente come la lingua regionale è una varietà di italiano, quella locale è una varietà di italiano, eccetera, eccetera. Ma quando gli avvocati sono in aula, poi non parlano come il libro scritto, anzi devono trovare la chiave d'accesso giusta per tutte le persone che hanno davanti. Quindi con il giudice parlano in un modo, con l'altro avvocato parlano in un modo, con l'accusato parlano in un altro modo, con la persona che deve essere difesa parlano in un altro modo ancora. Quindi è molto importante l'uso delle parole. Verissimo, sì sì, assolutamente, confermo. Ecco, io dopo questo lunghissimo preambolo leggerei... Prego, prego. Magari 3-4 pagine, perché tanto dice dei concetti che sono molto semplici. E sulla lettura, io adoro questo libricino, che tra l'altro è tradotto, è pubblicato da Passigli, ed è si intitola
intitola Come leggere un libro, Virginia Woolf. Costa neanche tantissimo, ecco, questo me l'hanno regalato, quindi ovviamente c'è il prezzo cancellato, ma non dovrebbe costare neanche 10 euro. Il titolo originale di questo libro, che rende meglio l'idea dell'operazione che ha fatto Virginia Woolf, è questo qui: The Common Reader, How Should One Read a Book? How It Strikes a Contemporary. Cioè, il lettore comune, quindi non parliamo di geni, ma comune, come dovrebbe leggere un libro e come un autore contemporaneo lo colpisce, cioè colpisce il lettore nel senso di lo attira. Allora, inizio la lettura. Questo saggio, originariamente pensato come conferenza per una scuola femminile, venne pubblicato sulla Yale Review nell'ottobre del 1926 e fu poi inserito in The Common Reader Second Series nel 1932. Questa era la specifica. Quindi questo, tra l'altro, non è neanche stato pensato per essere scritto, ma è stato pensato per essere letto, quindi è una scrittura che si presta molto, se molto semplice, si presta molto all'oralità, quindi all'ascolto. In primo luogo, inizia il libro, in primo luogo voglio sottolineare il punto interrogativo alla fine del titolo. Anche se fossi in grado di trovare una risposta, questa varrebbe solo per me e non per voi. L'unico consiglio, infatti, che si può dare su come leggere un libro è di non accettare consigli, di seguire il proprio istinto, di usare la propria testa, di trarre le proprie conclusioni. Una volta che siamo d'accordo su questo, posso sentirmi libera di proporre alcune idee e suggerimenti, visto che non vi lascerete limitare nella vostra indipendenza, il più grande pregio che un lettore possa avere. D'altra parte, quali leggi si possono formulare sui libri? Non c'è alcun dubbio che la battaglia di Waterloo sia stata combattuta un certo giorno, ma l'Amleto è meglio del Re Lear? Nessuno può dirlo. Ognuno di noi deve risolvere la questione per proprio conto. Ammettere delle autorità nelle nostre biblioteche, per quanto togate e con tanto di ermellino, e permettere loro di dirci come leggere, cosa leggere, che valore dare a ciò che leggiamo, significa distruggere quello spirito di libertà che è come il respiro di quei santuari. In qualsiasi altro luogo siamo costretti da leggi e convenzioni. Qui non ce ne sono. Allora, molto brevemente, perché poi se no leggendo ce lo perdiamo. Allora, intanto lei parte da un presupposto che è impossibile consigliare a qualcuno come leggere un libro. Se c'è una cosa bella, grandiosa, che ha il fatto di leggere un libro, quindi che ha la letteratura, è l'estrema libertà di entrare, uscire dal libro, di prenderlo o non prenderlo, di leggerlo o non leggerlo, di leggere 3 pagine o 100, di capirlo o non capirlo, di capire una cosa o 1000. Quindi nessuno può dire a nessun altro come si legge un libro, ma ognuno, questo è quello che inviterà a fare la Woolf, ognuno deve fare il suo percorso e deve imparare anche da se stesso a come a lui piace leggere un libro. E dice ovviamente che non ci può essere nessuna toga, dice lei, no? Nessun parruccone, quindi nessun critico letterario, sta dicendo lei, che di una biblioteca vi può indicare da quale libro sia meglio partire, anche perché non ha senso. Quello che ha senso è partire da quello che tu pensi sia giusto per te. Ma per godere della libertà, se mi perdonate questo luogo comune, bisogna sapersi controllare. Non dobbiamo sprecare le nostre capacità comportandoci da inetti e sprovveduti e bagnare mezza casa nel tentativo di annaffiare una singola pianta di rose. Quelle capacità dobbiamo educarle con rigore e con forza, lì nel punto giusto. Questa forse è una delle prime difficoltà che ci si presenta in una biblioteca. Qual è il punto giusto? Può sembrare infatti che non ci sia altro che un ammasso confuso di cose disparate, libri di poesie e romanzi, libri di storia e memoriali, dizionari e almanacchi, libri scritti in tutte le lingue da uomini e donne di ogni indole, razza ed età si spintonano a vicenda sugli scaffali, mentre fuori l'asino raglia, le donne chiacchierano alla fontana, i puledri galoppano per i campi. Da dove dobbiamo cominciare? Come possiamo mettere ordine in questo immenso caos e ottenere il piacere più intenso e completo da ciò che leggiamo? Dal momento che i libri sono suddivisi in generi, narrativa, biografia, poesia, è facile dire che quello che dovremmo fare è distinguerli e prendere da ciascuno quello che è giusto ci dia. Eppure sono poche le persone che chiedono ai libri quello che possono dare. Più comunemente
ci ritroviamo davanti ai libri con le idee incerte e confuse, chiedendo alla narrativa di essere vera, alla poesia di essere falsa, alla biografia di essere lusinghiera, alla storia di rafforzare i nostri pregiudizi. Se quando leggiamo potessimo mettere da parte tutti questi preconcetti, sarebbe già un buon inizio. Non date ordini al vostro autore, provate a immedesimarvi in lui. Siate per lui un compagno di lavoro e un complice. Se fin da subito vi mostrate riluttanti, dubbiosi e critici, vi precludete di apprezzare nel modo migliore ciò che leggete, ma se aprite la mente più che potete, allora, fin dal dispiegarsi delle prime frasi, segni e accenni di una sottigliezza quasi impercettibile vi condurranno alla presenza di un essere umano diverso da chiunque altro. Immergetevi nel libro, familiarizzate e presto scoprirete che il vostro autore vi sta dando o sta tentando di darvi qualcosa di più definitivo. Ecco, allora, piccola pausa. Ecco, questa è una cosa importantissima. Cioè, lei dice giustamente: perché ti devi aspettare qualcosa dal libro? Cioè, che cosa ti aspetti? Dal romanzo ti aspetti che ci sia la bella storia inventata e che sia piacevole? Dalla poesia ti aspetti che invece sia una finzione, anche qui piacevole? E dalla biografia ti aspetti che, come dice lei, sia di un personaggio piuttosto lusinghiera, no? Quindi che siano tutti complimenti su un personaggio storico. E dalla storia ti aspetti una cosa bellissima che confermi i tuoi pregiudizi. Allora, l'approccio per la lettura quale deve essere, dice lei? Non deve essere quello della competizione. Allora, adesso io leggo il libro di Virginia Woolf e vediamo se Virginia Woolf è talmente brava da conquistarmi. No, l'approccio deve essere un altro. Perché Virginia Woolf ha deciso di scrivere questo libro per me, che sono il lettore? Quale regalo ci trovo io in questo pacco? Per me, non in contrapposizione o in competizione con Virginia Woolf, ma attraverso Virginia Woolf entrare nel libro per capire delle cose di me, non di Virginia Woolf, né della qualità della letteratura o dello stato della critica della letteratura. Sono cose che sì, ok, interessano, ma interessano gli specialisti. A noi interessa cosa smuove a noi. Se ce lo smuove, poi dicevo prima, il libro può essere benissimo sempre e comunque chiuso, non c'è nessun tipo di problema. I 32 capitoli di un romanzo, se partiamo dal considerare come si legge un romanzo, sono il tentativo di costruire qualcosa di strutturato e regolato come un edificio. Ma le parole sono più impalpabili dei mattoni e leggere è un'operazione più lunga e più complicata che non guardare. Forse il modo più veloce per comprendere l'essenza di ciò che un romanziere sta facendo non è leggere, ma scrivere, fare i propri esperimenti con i pericoli e le difficoltà della parola. Provate a ricordare allora un evento che ha lasciato su di voi un'impressione ben precisa, magari due persone che parlavano all'angolo della strada, un albero ondeggiava, la luce di un lampione dondolava, il tono della conversazione era comico, ma anche tragico, un'intera visione, un'idea piena sembravano contenute in quel momento. Ma quando poi tentate di ricostruirla a parole, scoprite che si frantuma in un migliaio di impressioni contrastanti. Alcune devono essere attenuate, altre rafforzate, e nel far questo, molto probabilmente, arrivate a perdere ogni contatto con l'emozione stessa. Provate allora a rivolgervi dalle vostre pagine confuse e affastellate a quelle iniziali di un grande romanziere, Tifo Jane Austen Hardy. Ora, saprete apprezzare meglio la loro grande maestria. Non ci troviamo semplicemente davanti a persone diverse. Tifo, Jane Austen e Thomas Hardy, ci troviamo a vivere in un mondo diverso. Nel primo, in Robinson Crusoe, procediamo a fatica lungo la strada maestra. Ad una cosa ne succede un'altra. I fatti e la sequenza dei fatti sono quanto basta. Ma se l'aria aperta e l'avventura rappresentano tutto per Tifo, quelle stesse cose non sono niente per Jane Austen. Suo è il salotto, la gente che conversa e che attraverso i numerosi specchi della conversazione rivela il proprio carattere. E se una volta abituati al salotto e ai suoi riflessi ci volgiamo verso Hardy, ecco che ci spostiamo di nuovo. Intorno a noi si stende la brughiera e sopra le nostre teste brillano le stelle.
adesso è l'altro lato della mente a essere esposto, il lato oscuro che si manifesta soprattutto in solitudine, non il lato chiaro che si mostra davanti agli altri. Le nostre relazioni non sono con le persone, ma con la natura e con il destino. Eppure, per quanto questi mondi siano diversi, ognuno è coerente con se stesso, il loro artefice è attento ad osservare le leggi della propria prospettiva e, benché possa metterci a dura prova, non ci confonderà mai, come spesso fanno invece gli scrittori minori, inserendo due realtà differenti in uno stesso libro. Leggere un romanzo è un'arte difficile e complessa. Occorre essere capaci non solo di grande sensibilità, ma anche di grande fervore nell'immaginazione, per riuscire a sfruttare al massimo quello che il romanziere, il grande artista, ci dà. E vabbè, mi fermo qui e poi ovviamente continuo. Quindi ecco, leggere non è una, non deve essere un'azione fatta con senso di né di inferiorità e neanche di superiorità, ma deve essere fatto come spirito di servizio. La lettura è uno spirito di servizio nei propri confronti, cioè è un'esercitazione con noi stessi, è un arricchimento di noi stessi. E quindi è sicuramente, appunto, come dicevamo prima, un modo per avere potere. Si spera che il potere, le persone intelligenti, lo usino sempre con spirito di servizio e non con spirito di prevaricazione. Eh sì, infatti aggiungo solo più questo. Tra l'altro ti ringrazio non solo per gli elementi che ci hai dato, che ci hai donato, anzi, attraverso questa lettura, ma anche per tutti i consigli che hai dato ai nuovi scrittori o aspiranti tali, che sono stati davvero preziosissimi, a mio giudizio, ma sicuramente a giudizio anche dei nostri ascoltatori. Ecco, ma sì, ma io sono convinto di questo, anche perché era veramente mirato. E poi, come sapete, il nostro Roberto è un editor, quindi è anche una sorta di valutazione totalmente reale dell'editoria, esatto. Ecco, solo mi premeva aggiungere una cosa che poi si collega a quello che hai detto te, che hai letto tu, scusate, che oltre a conoscere noi stessi attraverso il romanzo, è anche un'ottima occasione per conoscere la vita e quindi anticipare, senza passare attraverso le esperienze che il più delle volte sono, se non dolorose, faticose, la vita. E Oscar Wilde diceva che la letteratura era l'unica forma d'arte che squarciava, usava questo termine, il velo di Maya. Il velo di Maya e ci mostrava la vita esattamente come essa è, e soprattutto la capacità della letteratura di la capacità di donare al lettore un'anticipazione delle esperienze. Cioè il lettore, attraverso la letteratura, è capace di non dover passare per la propria esperienza di vita, che spesso, se non dolorosa, è faticosa, attraverso la letteratura. E quindi, anche se non è passato per quelle situazioni, le conosce già attraverso le descrizioni, i consigli, gli ammonimenti dello scrittore. Ecco, questo era quello che volevo finire di dire. Benissimo. Vuoi salutare qualcuno? Saluto, sì, saluto il mio amico e collega Andrea, saluto il direttore Stefano, Roberto De Angelis, saluto Emiliano, tutti i nostri ascoltatori e poi saluto te e ti do anche un grande abbraccio per quello che sei tu. Grazie mille davvero. Io saluto con affetto i nostri artisti Dani, Noemi, Gregor e Roma, poi Leonardo, Sara, Natalia, Enrique, Lucas e Adriana,
un grande bacio ai nostri amici brasiliani. Solimar, Marta, Jessica, Patrizia, Sofia, Aliona, Roberto De Angelis, Gianluca Maria Calì, il nostro grande Gianluca Maria Calì, Eliana, Elena, Immanuel, Kate, Magdalena, Cristina, Olena, Anastasia, Anna, Ivona Coscia, Eva, Cristina, Esther, Nicole, Monica con la K e con la C, Francesca, Elisa, Leonardo, Federico, Federica, Emiliano, Ambrogio, Bianca e Luis, Patrizia, Pamela, Ivona, Renata e April. Dal mondo in parole, regola d'arte, una cordiale buonanotte a voi tutti e arrivederci alla prossima puntata, cioè mercoledì prossimo. Ciao ciao!